Il castello di Conegliano. Benvenuto nel castello di Conegliano. Il pannello visivo tattile che hai davanti e questa audioguida ti accompagneranno alla scoperta di questo luogo simbolo della città. Nel pannello è rappresentata sulla destra la pianta dell'area del castello. Sulla sinistra sono invece riportate le informazioni storiche essenziali e la leggenda della pianta. Questa audioguida, dopo una breve introduzione storica, descriverà nel dettaglio la pianta dell'area e il museo civico. Introduzione storica. La sommità del colle che sovrasta il centro storico di Conegliano conserva i resti dell'antico castello, edificato agli albori del basso Medioevo. Le opere di fortificazione, la cui costruzione fu autorizzata dal vescovo di Belluno nel 1016, vengono citate per la prima volta in un documento del 1189, che ne attesta l'esistenza già nei decenni precedenti, e raggiungono la loro massima espansione nel 300, periodo in cui le dominazioni scaligere, veneziane e carraresi muniranno la città di 3 cinte murarie fornite di numerose torri. La prima cortina difensiva proteggeva il Palazzo del Podestà, la Chiesetta di San Marco ed altri edifici che furono smantellati in più riprese. Dal 1420, anno della conquista veneziana del Friuli, Conegliano vede infatti scemare la sua importanza in quanto città murata e le sue strutture difensive vengono lasciate deperire. È però nel XVIII secolo che la rocca subirà le più importanti devastazioni, da quando il podestà Cicogna, originario di Montebelluna, ordinerà lo smantellamento degli edifici per ricavarne materiale da costruzione. La tradizione popolare tramanda che una insurrezione lo cacciò, riuscendo a salvare alcune parti della struttura tutt'oggi esistenti. Trasformata in area cimiteriale per volere napoleonico, l'area della rocca è stata riqualificata agli inizi del Novecento. E dal 1946 la Torre della Guardia, dopo essere stata utilizzata come carcere nella Seconda Guerra Mondiale, ospita il Museo Civico della città. La pianta dell'area. L'area sopraelevata della rocca è preceduta dall'ampio piazzale di San Leonardo, la cui intitolazione ricorda la presenza, fino al 1757, della collegiata a lui intitolata, di cui oggi sopravvivono sul lato est dello slargo solo il campanile e la parte absidale, che è stata inglobata nella chiesetta di Sant'Orsola. Al centro del piazzale vi è ancora l'antica Vera da Pozzo. Sul lato sud,
A sinistra del pannello, un basso muricciolo si apre sul panorama che dal colle si dipana verso il centro storico, punteggiato dai campanili delle chiese e più oltre, verso l'estesa pianura. Poco distante, sull'altro lato di via Coderta, si erge la mole della ottocentesca Villa Gera Sinopoli. Che insieme al castello è ormai diventata icona di questa città. Una scalinata, divisa in due rampe, consente l'accesso alla zona sopraelevata della rocca, abbellita da un giardino all'italiana, circondato da alti cipressi. Il giardino si sviluppa su più livelli. Al centro si trova l'area più estesa. E al livello più alto, con aiuole contrassegnate da una texture puntinata sottile. Sulla sinistra c'è un più stretto terrazzamento, ad un livello più basso, attualmente chiuso al pubblico. E sulla destra una porzione di prato che scende in un ripido pendio. Queste due ultime aree sono contrassegnate con un verde più scuro e una texture puntinata più grossa. Tutta la zona della rocca è circondata da mura di cinta, che per alcuni tratti presentano merli a coda di rondine. Questi furono realizzati durante il primo restauro del castello, a metà Ottocento, per ordine del podestà Conte Montalban. Il motivo di aver preferito il merlo ghibellino a quello guelfo, storicamente più idoneo, va ricercato o nel tentativo di infondere alla rocca un aspetto neogotico, oppure per manifestare le antipatie verso il papato, presenti in città dopo i moti indipendentisti del 48. Nell'area centrale del giardino, all'ingresso della quale ti trovi ora, le siepi di bosso delineano quattro grandi aiuole, divise da vialetti di ghiaia, che si intersecano nel punto in cui è stata collocata una vera da pozzo, decorata con motivi vegetali. Posta su tre gradini concentrici di forma ottagonale. Nel giardino sono collocate alcune sculture e vasi ornamentali, provenienti da viale Spellanzon. Nell'Ottocento chiamato Viale dei Pubblici Passeggi. Indicate nel disegno con dei piccoli cerchi a rilievo. Nell'angolo a destra dell'ingresso si trova la Torre Saracena, numero 2. Un tempo utilizzata come polveriera, che oggi ospita un bar-ristorante. La torre è detta anche Mozza, in riferimento alla sua limitata altezza. Sembra infatti che, dopo essere stata riedificata nel 1332, a causa del crollo dell'edificio avvenuto l'anno precedente, abbia assunto la forma attuale per un'esplosione che ne ha distrutto la parte sommitale. L'adiacente terrazza panoramica si apre sui dolci declivi della zona collinare, delimitata a settentrione dal profilo dei monti.
Nell'angolo più a nord della cinta muraria, nella parte più bassa del giardino, si trovano i resti recentemente restaurati dell'antica Porta del Soccorso, numero 3. Aperta nel 1337 su una precedente torre scudata, per essere utilizzata come via di fuga in caso di attacco nemico. Sul versante meridionale del giardino si erge invece la Torre della Guardia, numero 1, alta 28 metri, realizzata prima del 1338, interamente in mattoni. È detta anche Torre della Campana, perché fino al crollo della parte sommitale, avvenuto nel 1491, accoglieva la Campana Magna, che chiamava a raccolta la popolazione e segnalava l'inizio del consiglio cittadino. Oggi la struttura ospita il Museo Civico. Il Museo Civico. La prima proposta di istituire il Museo Cittadino risale al 1868. Ma solo nel 1946 la Torre del Castello ospitò alcune raccolte di interesse storico locale, che dal 1952, quando divenne direttore il cavaliere Alfredo de Mas, furono affiancate da un'importante pinacoteca che ancora oggi conserva opere di rilevante interesse storico-artistico, grazie anche ad acquisizioni successive. Tra le molte opere meritano sicuramente di essere menzionati l'imponente affresco realizzato da Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone. Le portelle d'organo, dipinte da Cima da Conegliano e dalla sua bottega, e il toccante San Girolamo. Opera della prima metà del Seicento di Giuseppe de Ribera, detto lo Spagnoletto. Al primo piano si trova la suggestiva Sala del Camino, caratterizzata da un grande focolare la cui cappa ricorda nella forma il corno d'ogale, il copricapo dei dogi veneziani. Nei piani superiori sono esposti invece reperti archeologici e cimeli storici.